Hanno preso il via i lavori di riqualificazione e adeguamento funzionale dello stadio Giorgio Ascarelli a Ponticelli. Dopo oltre 11 anni, l'impianto tornerà ad ospitare gli incontri calcistici della squadra locale, il Campania Ponticelli, costretta ad emigrare con i propri sostenitori nei comuni limitrofi. Tempo 6 mesi e la struttura tornerà completamente agibile. Sarà infatti realizzata una nuova uscita dedicata ed un'apposita recinzione metallica di separazione per le diverse tifoserie. Gli interventi che consentiranno di adeguare anche la struttura in materia di prevenzione incendi saranno eseguiti in modo da non interrompere le attività sportive programmate e prevedono il livellamento della pavimentazione, la sistemazione dei servizi igienici e dell'impianto elettrico ed il fissaggio della recinzione del terreno di gioco. Finalmente, dopo mille difficoltà, siamo riusciti a raggiungere questo obiettivo importante, l'inizio dei lavori qui al campo di Ponticelli, Giorgio Ascarelli, un segnale molto forte per la squadra Campania Ponticelli, per la società, per i giocatori e per i tanti tifosi della zona orientale di Napoli, di Ponticelli, Barra e San Giovanni. L'avvio dei lavori, realizzati grazie ad uno stanziamento di circa 300.000 euro, che consentirà di intervenire anche per lo stadio San Gennaro alla sanità, cade non a caso nell'anniversario della promulgazione delle leggi razziali fasciste e a 3 anni dall'intitolazione dell'impianto di Ponticelli a Giorgio Ascarelli, facoltoso industriale tessile di origine ebraica, primo presidente e proprietario del Napoli, che nel 1930 finanziò la costruzione dello stadio di Via Argine. Ne siamo molto felici perché Napoli punta molto sullo sport, non è stato facile arrivare a questo obiettivo, l'abbiamo fortemente voluto e quindi con l'inizio dei lavori possiamo dire con certezza che sicuramente la prossima stagione calcistica si presenterà con una struttura a norma, all'altezza di una sfida importante, di una squadra che dopo il Napoli è la seconda squadra della città. Quindi è un segno molto forte di vicinanza a chi investe sullo sport.